Balle spaziali. La siliconatissima Barbie umana Valeria Lukianova dichiara che il ricorso alla chirurgia plastica è in aumento perché oggi le razze si mischiano e generano figli più brutti, ma una plastica ricostruttiva del cervello, no? Valeria Lukianova è la 28enne modella ucraina soprannominata la Barbie umana, che si è sottoposta a svariati interventi chirurgici per assomigliare alla famosa bambola. Anche se lei nega, sostiene di aver fatto solo un'operazione al seno, il resto è frutto di esercizio fisico e di dieta ferrea. In un'intervista alla rivista GQ ha dichiarato: "Oggi le razze si mischiano e si crea degenerazione. Ricordate quante belle donne senza ritocchi c'erano negli anni 50 e 60? Adesso una russa sposa un armeno e fanno una figlia che ha il naso di suo padre. Poi lei se lo fa a mettere a posto e torna tutto tranquillo". La Lukianova ha aggiunto che l'idea di mettere su famiglia la repelle, l'idea di avere figli mi disgusta. Preferirei morire torturata piuttosto che condurre uno stile di vita familiare. L'intervistatore Mikhail Iddov ha definito la ragazza un'aliena razzista. E in effetti lei nel 2013 disse di credersi non umana, caduta da un altro pianeta, probabilmente Venere, e in grado di viaggiare nel tempo, io vengo da un posto dove esistono solo amore e gioia. Ma i media sono solo interessati alla negatività, a mostrare gli errori e a metterti in cattiva luce. A un certo punto sono diventata una specie di vampiro, mi nutrivo della loro energia negativa e scrivevo appositamente post che li facessero arrabbiare. Ultimamente la Lukianova è diventata breatariana, seguace di quella branca che si dice in grado di sopravvivere senza mangiare, nutrendosi di energia solare o di semplice respiro. Chi la pratica soffre di disidratazione, malnutrizione, e, se non corre ai ripari, ovviamente muore. A febbraio ha dichiarato: "Nelle ultime settimane non sono per niente affamata. Spero che questo sia il passo finale, poi vivrò di aria e luce".